Tuo nonno è stato uno dei primi. E quanti ce ne sono stati dopo di lui? E come faccio a contarli? Ho visto su internet, sono tanti. Troppi. E tuo nonno non è stato il primo, ma quello che è peggio è che non è stato manco l'ultimo. Hai sentito? Gli hanno spirito di molto le sanzioni per chi si macchia di violenza negli stadi, hai letto, no? Ho letto, ho sentito tutto. Guarda, tu mo sai che io non amo il cabaret, no? Eppure li devo di gusto quando ho sentito da un politico affermazioni di questo tipo. Lo Stato ha definitivamente perso la pazienza con i violenti allo stadio. E sai come l'avrebbe persa la pazienza? Inasprendo a 8 anni il DASPO. Perché fra questi deficienti la parola onore è una delle più pronunciate. Papà, ma quello di Norma è stato un errore o quello era uno stronzo? Mica sono Dio. Ma tu pensi che finirà la violenza negli stadi? Vuoi dire intorno al calcio? Sì. Allora io mo mi vengo a sedere vicino a te. Intanto mamma va all'eggio e ci racconta una storia. Poi tu mi dici che cosa ne pensi, eh? 28 ottobre 1979. Vincenzo Paparelli, tifoso laziale. Quando manca un'ora all'inizio del derby Roma-Lazio, viene colpito a un occhio da un razzo sparato dalla curva sud. Il razzo, sparato da un ragazzo di appena 18 anni, attraversa tutto lo stadio e finisce la sua tragica corsa sul volto del povero Paparelli. 8 febbraio 1984, Triestina-Udinese, partita di Coppa Italia. Nel corso degli scontri, il tifoso triestino Stefano Furlan muore in seguito a delle gravi lesioni cerebrali causate molto probabilmente dalle percosse inferte lì dalla polizia. 1984, 30 settembre. Al termine della partita, Milan Cremonese Marco Fonghessi, un giovane tifoso rossonero, viene accoltellato a morte da un altro tifoso milanista. Assurda la motivazione dell'episodio. La targa della sua auto attira l'attenzione di un gruppo di tifosi merenghini. 1988, 9 ottobre. Allo stadio del Duca di Ascoli, al termine della partita con l'Inter, Nazareno Filippini, tifoso bianconero di 32 anni, resta gravemente ferito nel corso di una violenta rissa scoppiata tra le opposte tifoserie. 1989, 4 giugno, prima di Milan-Roma muore Antonio De Falchi, tifoso giallorosso di 18 anni. De Falchi raggiunge lo stadio con 3 amici. Una ventina di ultras milanesi tentano di aggredirli durante la fuga. De Falchi viene stroncato da un arresto cardiaco. 1993, 10 gennaio, al termine di Atalanta-Roma, muore colto da infarto il 42enne Celestino Colombi, coinvolto nelle cariche della polizia mentre si trovava casualmente nei pressi dello stadio. 1994, 30 gennaio, Salvatore Moschella, 22 anni, muore gettandosi dal treno su cui viaggiava dopo essere stato aggredito con alcuni tifosi del Messina di ritorno dalla trasferta di Ragusa. 1995, 29 gennaio, prima della partita Genoa-Milan, viene accoltellato a morte un giovane tifoso rossoblu, Vincenzo Spagnolo. L'omicida è un ragazzo di appena 18 anni. 1998, 1 febbraio, nel dopopartita di Treviso-Cagliari, muore il tifoso veneto Fabio Di Maio, 32 anni, per un arresto cardiaco in seguito all'intervento della polizia per sedare un accenno di rissa tra le opposte tifoserie. 1999, 24 maggio, Piacenza-Salernitana. Il treno speciale che riporta a casa gli oltre 3.000 tifosi campani prende fuoco in una galleria. Nel rogo, appiccato dagli stessi tifosi, perdono la vita 4 giovani, supporter, granata. Antonino Currò muore dopo 15 giorni di coma in seguito a delle ferite riportate alla testa per l'esplosione di una bomba carta durante il derby Catania-Mercatania-Messina del 17 giugno del 2001. 2003, 20 settembre, derby Avellino-Napoli, muore Sergio Ercolano, 20enne tifoso partenopeo, precipitato nel vuoto durante gli scontri tra tifosi e polizia. 2004, 21 marzo, Roma-Lazio. La partita viene interrotta per una voce, poi smentita, della morte di un bambino investito dalla macchina delle forze dell'ordine. Perché i tifosi possono anche coalizzarsi. 2007, 27 gennaio, Ermanno Licursi, un dirigente
cantante della San Martinese, muore a Luzzi, nel Cosentino, in seguito ai colpi ricevuti mentre cerca di sedare una rissa in campo nella partita contro la Cancellese. 2007, 22 febbraio, muore l'ispettore capo della polizia, Filippo Raciti, colpito durante gli scontri con i tifosi del Catania, durante e dopo il derby siciliano con il Palermo. 2007, 11 novembre, Gabriele Sandri, il tifoso laziale, rimane ucciso in orario di servizio da un colpo di pistola esploso da un agente di polizia dall'altra parte della carreggiata. 30 marzo 2008, muore un tifoso del Parma, Matteo Pagliaresi, 28 anni, investito da un pullman di Juventini nell'area di servizio progetta vicino ad Ascoli sulla Torino Piacenza. 3 maggio 2014, Gino Esposito, 32 anni, tifoso del Napoli, viene raggiunto da un colpo di pistola all'esterno dello stadio olimpico da un tifoso romanista in occasione della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. Giocava neanche la Roma. Morirà il 25 giugno dopo quasi 2 mesi di agonia. Qualcuno ha definito persino questo assassino omicidio politico. Per favore, nessuno mi venga a dire che un laziale, un romanista, un juventino, un interista, un napoletano ha ucciso un tifoso avversario. No, ci sono i morti e gli assassini. I tifosi sono tutta nata cosa. Papà, lo sai che dicono quando parlano di nonno? Di nonno si è detto di tutto. Sì, vabbè, ma a parte le prese in giro, dicono che siccome nonno è morto prima della partita, allora non si doveva giocare. Ah, e fammi sentire, tu che cosa ne pensi? Io? E che devo pensare? Secondo me sono decisioni difficili.